Buongiorno a tutti, come vi dicevo sono a Bilbao, questa è la terrazza dell'ostello, è un ostello della gioventù, quindi mi sento molto giovane in questo momento. Come vedete è vuoto, è piovuto questa notte, ma in questo momento il cielo è blu, anche se è previsto di nuovo variabilità durante il giorno. Eccomi, sono a Bilbao perché parteciperò questa due giorni di incontri tra città europee dove si parlerà di resilienza e di adattamento al cambiamento climatico. Siamo in rappresentanza con la collega Emanuela Rosio del Comune di Alba, in particolare dell'assessore Massimo Scavino, della dottoressa Campigotto che ha seguito i progetti di adattamento al cambiamento climatico appunto per il Comune di Alba. I comuni italiani sono solo due che partecipano a questa rete europea, oltre ad Alba ci sarà Padova. Vi aggiornerò domani sugli esiti della prima giornata, ma a proposito del tema vi segnalo che l'Unione Europea, la Commissione Europea, in particolare il Joint Research Center, che è il centro di ricerca comune della Commissione Europea, ha pubblicato nei giorni scorsi l'Atlante sullo stato di salute della superficie terrestre, e da questo Atlante emerge come in realtà il 50% della superficie terrestre sia nei fatti affetto da cambiamento climatico, ovvero segnala, denuncia, evidenzia, subisce trasformazioni dovute al cambiamento climatico. La principale conseguenza del cambiamento climatico è senz'altro la desertificazione, cioè la diminuzione di perdita di fertilità dei suoli. Non è solo il deserto come lo immaginiamo, fatto di dune di sabbia sulla quale transitano i Tuareg sui cammelli o le carovane si spostano da una parte all'altra, ma sono anche le superfici delle città, piuttosto che i terreni che erano agricoli e non riescono più a produrre, e quindi in qualche modo la perdita di sostanza organica e di valore appunto organico e quindi di fertilità dei suoli. Si può fare molto, questo è il dato positivo, possiamo aggiungere sostanza organica per esempio recuperandola dai nostri rifiuti e facendo compost da riportare nel terreno, possiamo tornare a un allevamento meno intensivo e a riprodurre quello che facevano i nostri nonni, cioè il letame che non viene più prodotto e tante altre cose. Altri effetti sono senz'altro l'urbanizzazione, sempre più gente vive nelle città, e su questo però racconteremo delle cose anche qui a Bilbao, perché l'Italia da questo punto di vista può essere presa a modello, perché non c'è nessuna megalopoli e siamo ancora fortunatamente dispersi in tante cittadine che sono più sostenibili, quindi più resilienti e più capaci di adattarsi al cambiamento climatico. Sono sicuro che imparerò un sacco di cose e sono ansioso di trasmettervele e raccontarvele. Il CO2 è sempre sotto 410 ppm fortunatamente, ma in crescita da ieri, da 402 a 400.72. Vediamo quale sarà l'andamento, per il momento continua a essere relativamente stabile. Con questo vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani. Se poi uscisse qualcosa di particolarmente interessante, magari mi collego in diretta direttamente dal convegno. Grazie, a presto, ciao ciao.